Un'associazione culturale non a scopo di lucro, composta da un consiglio e da una novantina di volontari, il cui obiettivo era organizzare un evento musicale della durata di 3 giorni, rivolto ai giovani della provincia e non solo. Con numeri ben stabiliti in termini di presenze, nel dettaglio massimo 2000 a serata, e tutte le attenzioni dal punto di vista della sicurezza, al pari di quanto avvenuto nei numerosi altri appuntamenti ospitati nel Feltrino durante gli anni scorsi. Ma la scelta da parte del team Sorite di collocare la festa allo WIC al parcheggio sul lato nord del palazzetto De Massa a Belluno si è rivelata l'inizio di ogni problema, sino alla decisione del 25 ottobre da parte del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto, che ha detto no alla manifestazione, nonostante il team di Sorite abbia fatto di tutto pur di rispettare le prescrizioni indicate. Sicuramente siamo molto dispiaciuti, anche perché ritenevamo di aver fatto un lavoro egregio sia dal punto di vista della documentazione, ma sia dal punto di vista proprio della produzione dell'evento. Lo testimonia il fatto che per la serata di sabato avevamo il dato più alto in Veneto in prevendita. Avremmo portato giornalmente una media di almeno 2000 persone all'evento e crediamo fortemente che questo fosse stato un'ottima cosa per il nostro territorio. Il motivo principale del no non è riassumibile in uno solamente, secondo me sono intercorse una serie di dinamiche dettate dall'incompetenza da parte di alcuni soggetti, secondo me anche impreparazione del nostro territorio nei confronti di eventi di questo genere. Sorite ha dato ora mandato allo studio legale dell'avvocato Davide Fenta di valutare eventuali azioni, anche perché i costi comunque sostenuti ammontano a circa 50.000 euro, senza contare il mancato ricavo che avrebbe finanziato il Festival delle Dolomiti, previsto a giugno 2023. Guarderemo tutte le carte con più attenzione, capiremo se c'è margine per un'azione giudiziaria tesa al risarcimento del danno e se c'è una responsabilità imputabile a un ente e a quale ente. E se sarà così, daremo il nostro parere al presidente, all'associazione, ai componenti e poi decideranno se promuovere un'azione giudiziaria di questo tipo qua. E soprattutto il fatto che nell'ambito del comitato il voto negativo sia venuto anche dall'ente patrocinatore che è il comune di Belluno, che è una cosa abbastanza anomala. Il comune patrocina l'evento, le commissioni danno parere favorevole, il comitato, composto anche dal comune, dà all'unanimità parere negativo. Sulla questione giunge la replica dell'amministrazione di Belluno. C'è un elemento fondamentale che sembra non sia stato tenuto in debito conto, precisa De Pellegrin. La Commissione Comunale Pubblici Spettacoli può indicare delle prescrizioni, come è stato fatto, ma questo non è l'unico passaggio necessario all'approvazione di un evento di tale portata, come si preannunciava essere allo WIC, che anzi era in gran parte subordinato al parere della Commissione Ordine Pubblico e infine al sopralluogo pre-evento. Nel corso del tavolo in prefettura il rischio valutato è passato da 0,20 dichiarato dall'organizzazione a 0,70, aggiunge il sindaco. Gli stessi rappresentanti di RFI presenti al tavolo si sono detti contrari all'evento per il rischio rappresentato dalla vicinanza con la ferrovia e hanno spiegato come fosse impossibile sostituire i treni con i mezzi su gomma. Un evento simile, conclude De Pellegrin, va organizzato con mesi di anticipo. Mi stupisco si possa pensare di presentare la documentazione il 25 ottobre e ottenere il via libera in pochi giorni.